Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Vi auguro buon anno, spero che avete passato bene le festività. Oggi andiamo a Pavia, proverò dopo tantissimo tempo a fare Tewip. Quindi vediamo i non progressi, perché non avendo girato dubito che ci saranno i progressi su Tewip. Niente, poi saluterò anche Guta, che è il mio caro amico, che non vedo da tanto tempo. Let's go! Per farvi capire quanto freddo fa, vi faccio vedere che c'è il ghiaccio sulla bici. Allora ragazzi, facciamo un pochettino fresco fuori e infatti noi abbiamo approfittato oggi per venire al Butta. Sono venuto qua con Stefano e appunto Alessio e Luigi, che avete già visto in un video tantissimo tempo fa. Oggi finalmente sono ritornati insieme e li vedo anche io girare insieme, molto figa come cosa. Mi tolgo la mascherina perché non c'è nessuno al momento vicino a me. Come si può vedere, ha leggermente il negozio pieno di bici, giusto qualcosina, cioè nel senso che tenete conto che qua dentro, in questo scatolone che è sottilissimo raga, sottilissimo, cioè guardate la mia mano, ci sta una bici. Non mi metto a contarle perché ci sarebbe solo un video da fare sul conteggio delle bici che ci sono all'interno del, solo dell'ingresso, perché se andiamo avanti di qua ne abbiamo altre, qualcuna montata, qualcuna pronta per essere messa poi nel negozio su, e poi là in fondo abbiamo altri scatoloni. Questa qui sarà la struttura che utilizzerò oggi, in particolare utilizzerò Funbox perché, come vi dicevo, volevo riprovare a fare Tewip. Quindi adesso mi metto le protezioni e vado a gasarlo. Io come sempre giro con ginocchiere, palastinchi e per Tewip anche paramalleo. Io mi stavo riscaldando e nel mentre ho visto questo. Cioè, abbiamo Alessio e Luigi che stanno provando Barspin al Butta. Hanno messo loro due materassi e Luigi l'aveva lanciato prima, anche Ale l'ha appena lanciato. Aie! Eccolo! Raga, non potevamo riprendere questa scena. Ma è perfetto. Oh, hai visto? Iniziare ad allenarmi a fare whoop, però è successa una cosa un pochettino strana, perché Luigi a un certo punto ha tolto il materasso e ha detto: voglio fare bar spin. Ai, dai, dai, dai. Intenzione c'è. E quelle ci sono ancora? Sì, sì. Ci sono anche quelle, a posto. Luigi, quanti anni hai te? 10. Allora, raga, io ve lo dico. Se Luigi chiede bar spin, è il primo in Italia che a 10 anni ha fatto bar spin. Se non è così, scrivetemelo nei commenti, ma dubito che stia sbagliando. Luigi, potresti fare questo Guinness World Record. Ok. Il primo italiano, quindi su tutta Italia, dal nord al sud, che chiude bar spin con una BMX. La chiuso in flat, però in fly out mai. In fly out mai. Mi manca pochissimo. Oh, in mezzo ha fatto anche 100 bar. Eccolo! Backflip! E lo chiude! Backflip! Wearing your track is trackless. Dancing for practice, no actress. Just use me to launch a backflip. Luigi, come ci si sente essere il primo italiano che ha 10 anni qui da Barfini in BMX? Molto bello! Sei contento? Sì, un sacco! Gasatissimo! Un consiglio per chi lo sta imparando? Di non avere paura, soprattutto quando si fa il fly out, di girare il manubrio, perché anch'io avevo un sacco paura di girarlo, però consiglio di farlo con i materassi sotto all'inizio. Infatti l'ho fatto con i materassi e poi l'ho tolti e l'ho chiuso. Giusto, giusto, vero Ale? Sì. Ottimo, grande Luigi. Adesso è il mio turno però, anche devo chiudere qualche trick, no. Io provo a fare whip, però senza materasso. O la va o la spacco. Allora, raga, una cosa che voglio fare è riprendermi il movement, visto che da tanto che non giro. Non mi ricordo manco più come si fa. Il movimento lo faccio adesso con due cose molto easy, squeezy. Una è saltarci sopra da così. E l'altra che proverò a fare, che è quello che non faccio quando lo lancio, è calciarla. Non so perché non la calcio. Ok,
anche a normalmente la peggio chiusa. Buon appetito, sì. Grazie. No, raga, mangiamo che ci ho fame anch'io. Mi è venuta fame. Ok, raga, ho finito di mangiare. Adesso riproviamo a fare whip. E vi dico già che la mia forma fisica non è il massimo, perché sto girando poco. Sapevo che non avrei fatto molti progressi oggi, però ci proviamo. Tentativo di trenino bar spin. Lo fa Luigi, io e poi Alessio. Come va, va? Vai! Me l'hai fermata! No. Raga, facciamo una pausa perché siamo morti. E poi ci riproviamo. 2 hours later. I believe I can fly. Ragazzi, siamo addirittura d'arrivo, oramai sono arrivato alla stazione, mi ha accompagnato Ste. Adesso vado a prendere il treno e ritorno a casa, a Milano. Ragazzi, grandi, avete gasato oggi, eh? Quindi qual è la fatidica domanda? Che tipi. Ringrazio anche te che mi ha fatto il tassista oggi, che da videomaker tutto di più. Buona. Grazie te. Allora raga, devo dire che è da tantissimo che non giravo in BMX e la stanchezza la sento, nonostante abbia girato 4 ore circa, non sono più allenato come una volta e la stanchezza la sento. Mi spiace per te, Whip, perché l'intenzione c'era, però forse la prestazione fisica non era abbastanza forte e non essendo più allenato mi aspettavo un pochettino questo risultato, però vabbè, ci ho provato e non devo mai mollare, devo divertirmi e continuare a provare questo trick che prima o poi spero, più prima che poi, di poter chiudere. E niente, comunque mi sono divertito, ho visto Luigi adesso dopo tanto tempo e Luigi non lo vedevo dall'ultimo video che avevamo fatto insieme, forse 2 anni fa, ed è migliorato un botto, raga, cioè ha fatto bar spin 10 anni e sono contento per lui. È sempre bello portarsi a casa dei trick nuovi. Questo video è stato un pochettino corto però intenso, e soprattutto per me che ho girato. E niente, noi ci vediamo, adesso vado a casa e sono praticamente arrivato e state sintonizzati perché nei prossimi giorni vedrò ancora il Buddha e ci saranno un po' di cose un po' curiose da vedere. Quindi rimanete sintonizzati, ragazzi, e ci vediamo. Ciao!